Io non so se questo si chiami Don Scordio o Scordio, so solo che se fossi il Papa gli toglierei il permesso di mettere Dio nel cognome, quindi lo chiamerei Don Scor. Scordio. Ti è piaciuta questa di togliere Dio? Sì. Del quale non è degno, perché uno che fa anche le fiaccolate antimafia e poi lucra sui migranti è da... Non so, io vorrei tornare a Savonarola per dargli fuoco in diretta. Al prete. No, effettivamente hai ragione in pieno, cioè voglio dire, a parte che lì con più si legge il giornale più rubano questi emigranti. Parliamo del centro di Isola Capo Rizzuto, che è il più grande d'Europa. Quindi sicuramente non è una bella immagine che questo prete si sia messo, ma fa parte del gioco. Molti hanno chiesto le dimissioni di Alfano, sì, perché tra l'altro c'ha le foto insieme, cosa che non è un reato, però insomma solo avere appoggiato questo centro senza accorgersi per anni di questi furti è grave. Ma i tuoi compagni, cioè quelli del PD, come al solito hanno detto andiamoci con calma. I miei sono i lefevriani, quelli che darebbero un fuoco ai preti che non si comportano da tali. Ah, ecco, e basta. Le fevre, capito? Sì, lo scissionista, la messa in latino. Se io ti dico adeum quelitificati o ventute mea, cosa mi rispondi? No, lo dici troppo alla svelta, inviato lo scandale. Benino. La messa in latino. Sì, te l'hai detto, qualche volta. Io l'ho anche servita da Don Vasco. È logico. Quando ci te la ricordi la messa in latino? Allora, com'era? Pater Noster? Che sei nei cieli? Latino. No, in latino. Santi vicetur. Santi, ma che dice? Stamani è proprio partito, ragazzi. E chi lo ferma stamani? Ci vuole la messa al latino. Ma parlavi degli immigranti, mi dice, sei arrivata la allora, messa. Le funzioni. Ora che si fa con questo centro qui? Centro in galera. Chi? Chi ha rubato? Don? Si è rubato Don? Sono rimasto Don Pregadio, come si chiama? Segadio, Non dici Carlo, ma mi hai detto anche che avevi letto il giornale. No, non l'ho letto per niente. Ma perché non l'hai letto? Non l'ho letto perché no. Che te ne fai tutto del uguale, giornale? Tutto uguale. Ma che te ne fai del ancora giornale? Siete lì, quella rubata, rubo tutto. Allora fan bene. Ma che fa bene, fa male, vanno messi in galera, fatti inutili scelte. Riprenderesti due o tre di questi richiedenti asilo? Sì. Senti, allora facciamo l'appello. Carlo Brandini Dini, ricco in Arezzo. Sì, dagli anche l'indirizzo, via Guido Monaco 15. No, questa è in piazza San Michele. No, dove ricevo loro e Guido Monaco. Perché c'hai un ufficio di ufficio apposta, sì. Ho capito. Poi, se vuoi mettiamo in sovraimpressione il telefono. Il telefono, sì. Per contattare. 21 216. Specialmente se siete donne. No, uguale. Uguale, anche l'uomo. Ti piace? Sì, tutti, mi piacciono tutti. Mi piace te, dimmi te, se ci avrò capito una sega, niente. È finita qui, e il prete è fuori, e questi continuano a rubare. Noi siamo qui a passare una sega, e se dice niente, e siamo avanti così. Va bene, e guarda, vengono tutti in su, guardate, tutti.